Bambine e bambini, sta per iniziare la nuova puntata di Junior Club. Giochiamo con Chiara. Buon divertimento. Quanto tempo ad aspettare, proprio non ne posso più. Finché poi mamma mi dice, accendiamo la TV. Storie belle e poi in cucina, giochi e attività. Chissà quali meraviglie oggi Chiara ci farà. Junior Club, fanno i bimbi in coro. Junior Club, Junior Club, Junior Club. Ciao, sono Roberta. Oggi giochiamo con Chiara al teatrino. Ciao, ciao bambini e bentornati al Junior Club. Oggi verranno a trovarci i nostri amici e ci racconteranno una storia nuova che inizia proprio oggi qui al Junior Club. È la storia di Junior, le sue avventure. Però prima di iniziare vi devo raccontare un po' questa storia di Junior. C'erano una volta un elefante e una signora elefantessa, si chiama proprio così il burattino ovviamente, che volevano tanto avere un elefantino, ma questo elefantino non arrivava. La signora elefantessa guardava sempre il cielo e diceva: oh, come vorrei avere un cucciolo. Ma un giorno un falco che volava sopra casa loro lasciò cadere nella cesta del bucato della signora elefantessa un cucciolo. Ma non era un cucciolo di elefante. No, no, era un bambino. Un bambino, sì. Un bambino proprio come voi. E come tutti i bambini, anche questo cucciolo è cresciuto. Ed è ora che si cerchi una fidanzata. Le avventure di Junior che vedremo a partire da oggi racconteranno proprio la ricerca di questa fidanzata. Con un pezzettino di storia ogni volta. Ma adesso vi ho detto già troppo. Shh! E chiamiamo i nostri amici burattini. Burattini! Burattini! Più forte! Burattini! 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 Mi sa che anche con questa nuova storia i burattini fanno gli scherzetti come nelle altre storie. Io li vado a cercare, però voi non cominciate la storia senza di me. No. Avete capito? D'accordo? Io vado, mi raccomando. Pure voi da casa. Shh, non cominciate a fare burattini, burattini, burattini pure voi, eh? Burattini! Dove siete? Burattini! 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 Sì, sì! Ciao bambini! Io sono la madre di Junior. Chiara vi ha parlato di me, vero? Sapete, io sono tanto affezionata al mio piccolo Junior. Però adesso è arrivato il momento che lui si cerchi una fidanzata. Ma io sono tanto triste per questo. Voi avete una fidanzata? Un fidanzato? Brava, ma io ho paura perché il mio figlioletto non è mai uscito. È stato sempre a casa con me e mio marito e adesso invece deve andare tutto solo a cercare una fidanzata. Però magari se ci siete voi che lo aiutate io sono più tranquilla. Voi potete aiutarlo? Mi non siete tanto convincenti. Potete aiutarlo? Che bello! Allora, adesso glielo vado a dire, però dovete aiutarmi a chiamarlo, ok? Sì. Giunia! Giunia! Ma dove sei? Dimmi, mamma! Dove sei? Non posso venire, un attimo! Ma dove sei? Junior? Proviamo a chiamarlo ancora più forte. Junior! Arrivo tra un attimo. Su, Junior, tutti i bimbi aspettano te. Ciao, mamma.
Sì, sì. Mamma. Ti? Mamma, te la voglio. Puh, sì. Adesso ci giochiamo con la signora elefantessa, che è la mia mamma. Dimmi, mammina, cosa volevi dirmi? Devo dirti che io e tuo padre abbiamo deciso che è arrivato il momento che tu ti trovi una fidanzata. È una cosa bella. Che bello! Beh, per me non tanto. Cioè, ho solo un problema, mammina. E te, come faccio a capire che la fidanzatina è la fidanzatina giusta? Deve essere bella, dolce, simpatica, proprio come me. Ti dispiace se me la trovo con il naso un pochino più corto? Perché? Cos'ha il mio naso? Come elefantessa sei bellissima. Grazie. Solo che come io ho il naso un po' più corto. Ed è meglio trovarmela come me. Mamma, mettila. Sì, caro, mi sa che hai ragione. Ascolta, io ho un po' di paura perché fuori possono esserci tanti pericoli, però i bambini del Junior mi hanno detto che ti aiuteranno. Mi aiutate, Mimmi? Sì! Che bello, allora vado, mammina. Quindi io sono più tranquilla. Mi raccomando, bambini, sì. Aiutatelo. Sì. Ciao. Ciao. Ciao, mamma. Si parte alla ricerca di una fidanzata, alla ricerca di una fidanzata. Però adesso dovrebbe arrivare questa fidanzata. Io dove la trovo adesso? Sulla strada. Dobbiamo però ricordarci di fare silenzio. Se no i burattini che hanno la voce di pezza non li sentiamo mica. D'accordo? Mamma. Poi. Cos'è? Avete sentito? Mamma. Una mucca. Ciao, mio caro. Buonasera, signora mucchetta. Ciao, Junior. Che sei bella, tutta bianca e nera. Fai il latte al cioccolato? No, ancora no. Peccato, mi piace il cioccolato. Anche a me. Mucca, lo sai? La mia mamma mi ha detto di andare in giro per il mondo a cercarmi una fidanzata. E ne sto cercando una che sappia preparare cose buone. Lo so. Guardate che panciotto. Lo so, mio caro, ed è per questo che sono qui. Voglio essere io la tua fidanzata. Perché ridete? Perché tu sei una mucca. Muuu, e ora? E i bimbi non si fidanzano con le mucche. No, no. E poi? Ti piacciono le mucche? Lo so, però come fidanzata no, come compagna di gioco magari. No, ma senti, perché dovrei fidanzarmi con te? Racconta. Mamma. Vediamo perché? Se mi convince. Mamma. Poi. Perché io faccio il latte. E questo sarebbe un buon motivo perché a me il latte piace. E con il latte si fanno tanti formaggi. Buono il formaggio. Sì, però non mi sembri un tipo molto allegro. Per esempio, sì. Se io ti dico: domani andiamo a vedere un cartone animato al cinema, tu che mi rispondi? Va bene. Se ti dico andiamo al circo? Va bene. Se ti dico facciamo una festa al Junior, tu che mi dici? Va bene. Che noia però, sempre con questo tono, come fa sempre? Va bene, come fa? Va bene. È che ci vorrebbe qualcuno di più allegro. E poi c'è un altro problemino, che sapete qual è? Le corna. Ma le mie corna sono tanto morbide. Ma se sono dure? Sono dure. Come sono le corna della mucca? Le mie sono speciali! Perché sono speciali? Perché sono morbidissime! Sì, e voi ci credete che ho le corna morbide? No! Come sono le corna della mucca? Durissime!
Duro, duro come un osso. Ci vuole prendere in giro questa mucca? Non è vero. Dove stai andando? Cosa vuoi? Cosa vuoi? No! Aio! Mamma! Mi ha dato una cornata! E adesso sapete che faccio io? Tu hai dato una cornata al mio sederino? Perché sì. Le corna erano morbide, vero? Sì. Vuoi vedere com'è morbido questo martello? No. Vuoi vedere? Uno. Aiutatemi. No. Uno. No. 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 Avete visto come si fa altro che corna morbide? Guardate che c'ho io qui nel sederino. Com'è? Bambini, questa avventura non è andata tanto bene con la mucca. Chiamiamo la mia mamma. È un attimino che glielo racconto. Mamma! Aiutatemi. Mamma! Sono bravi a chiamare la mamma. Più forte. Dimmi, caro. Mammina, è successo una cosa. Oh, cosa? Ho incontrato una mucca che si voleva fidanzare con me. Mamma, diteglielo che mi ha fatto. Mamma, posso tornare domani a cercare una fidanzata? E adesso mi vai a preparare un bel piatto di pasta con sugo? Sì, mio caro, e ti riempio di coccole. Grazie, mammina mia. Va bene, bambini, ci vediamo la prossima volta, la prossima puntata del Junior Club. E mi raccomando, salutatemi Chiara quando la incontrate, d'accordo? Ciao! Ciao! Alla prossima puntata!